Benvenuti in questo video, sono già 5, siamo su Fortnite Lego e dobbiamo completare questa modalità. Cosa succede là? Cos'è quello? Sentivo dei rumori, ma non capivo cosa. Cos'è quello? Sta arrivando qualcosa, eh? Teniamolo d'occhio. C'è un rift. Allora, prendiamo le lastre di granito che dobbiamo prendere qua. Prendi, perfetto. Macchina. Ma che succede? No, oh, piano. Piano, cosa succede qua? Ma vicella aliene. Il razzo. Che poi non è una vicella. Cadrà. Cadrà là. Cade o non cade? Ok, è caduto. Non farà un'esplosione che arriva fino a qua, vero? Non è caduto e basta. Basta, è tutto normale. C'è stato un rift. Ma che cavolo? Capitana Bravara? Ciao Capitana Bravara. Che skin sei tu? Perché non ti ho mai visto. Accidenti, quelle due che volte sono riuscite a eliminarci. Se solo avessimo, ormai non importa. Aspetta, non ti ho mai visto sulla nave, identificati. Sono un amico. Devo fidarmi di quello che dici, non trovo più il mio squadrone e non riconosco questo pianeta. Chissà quali pericoli ci circondano. Tu sembri conoscere bene questo posto, la senti di dare una mano alla ribellione? Ma se sono un amico, non sono ribelle. Mi chiamo Bravala, ma puoi chiamarmi Capitana Bravala. Devo stabilire un avamposto temporaneo. Il mio squadrone è sparpagliato nelle terre selvagge. Serve un luogo sicuro in cui riorganizzarci. Vorrei che venisse con me. Prendi questo macro binocolo. Aspetta, c'è il TV che si spegne. Segnalerai i luoghi più importanti, come le caverne, che ti possono condurre al nostro avamposto. Raggiungimi laggiù. Fai attenzione ai sensatori. Hanno una pessima mira, ma sono in parecchi. L'ho già capito. Ah, mi ha dato un binocolo? Macro binocolo. E dove lo metto? In mano? Proviamo a mettere a posto l'ascia. Vediamo il macro binocolo come funziona. No, non volevo tirarlo. Non volevo tirare la torcia. Ok. Così si usano, ok. 122 metri. Ok, abbiamo. Devo andare lì? Non so cosa faremo in questo episodio. Volevo fare un'altra cosa in questo episodio. Però è uscito Star Wars. E potremmo fare le cose di Star Wars. Aspetta. Ah, c'è la caverna! Ma non c'era prima la caverna qui. È nuova sta caverna. Mi stanno invitando. Ok. Posso entrare nella caverna? Questo chi è? Ciao! Questo non interagisce con nessuno. Ah, questi sono più di uno. Ah, voglio vedere solo com'è la caverna, perché vorrei solo vedere. Vediamo com'è la caverna. Ok.
Ah, è diversa. Ah no, ok. Mi stanno invitando, eh. Dove porta sta caverna? L'hanno migliorata la caverna comunque. Questi qua sono barili. Questo cos'è? No, c'è l'acqua. Sono dei barili nell'acqua. Vabbè, ma io non voglio fare questa cosa di Tavoros, eh. Mappa non disponibile. Proviamo a uscire di qua. Aspetta, proviamo a uscire. Ah, quindi sono caverne in più. Il bruto. È un bruto quello, non è un lupo. È un lupo. È un lupo robotico. No, no, lasciamolo stare che... Ok, io metto... Eh beh, lascia blu, ce la teniamo. Ok, c'è uno che ci vuole venire a me, ma io non sto giocando, non posso. Sto facendo un video, non posso, posso. Mi piace ma non posso. Non so se voi vedrete il... Se voi vedrete il, la notifica della richiesta di unirsi. Proprio adesso non posso. Se lo faccio entrare dopo mi blocca il mondo, è un casino. Anche perché non parla, quindi... Non avrebbe neanche senso farlo entrare. Fammi vedere se uso il binocolo in caverna. Se uso il binocolo in caverna, cosa succede? Ah, niente, niente di importante. Pensavo succedesse qualcosa, invece... Abbiamo il binocolo, comunque va bene. Il... come si chiama? Macro binocolo. Macro binocolo. Esci, esci. Vai, usciamo di qua. Quanto ci mette a uscire? Ok, ci ha messo un po'. Ciao amici, ma io non voglio fare Star Wars a questo momento. Io voglio fare, portare avanti la serie, quindi non posso interrompermi per Star Wars, perché non ha senso. Ok, perfetto, siamo di nuovo a posto. Abbiamo visto cosa è Star Wars, come l'hanno strutturato, c'è anche un rift incredibile. Va bene così. Allora, adesso siamo passati 9 minuti dalla registrazione, quindi adesso arriveremo a 20 minuti e poi ve le aspetto in due parti da 10 minuti, in modo che sia leggero da vedere, che voi riusciate a vederlo e va bene così. Ah, io potrei farmi il deltaplano, quelle cose lì. Qui, aspetta, come si fa? Ecco, deltaplano. Potrei farmi deltaplano. Però sarebbe uno spreco di materiale, basta, secondo me. Perché tanto non faremo altre basi, quindi... Cioè, magari me le farò, perché può darsi che magari più avanti mi servono più basi, quindi mi faccio più basi. E faccio... dei trampolini in modo da poter saltare da una base all'altra. O almeno da avvicinarmi un po' di più. Però adesso, per la fine della serie, perché la serie finirà quando arriverò al livello 10...
Il deltaplano e il deltaplano e il trampolino non servono perché sono in più, non danno un punteggio in più, non fanno l'esperienza, non fanno non contano con la serie, quindi non c'entra niente il rampino del deltaplano, il trampolino del deltaplano. Qua è il trampolino. Proprio se il rame, di cosa di rame e tessuto. Il tessuto come si fa? Aspetta, fammi vedere il tessuto come si fa. Potresti, potresti. Ah, 5 file di seta. 5 di lana e 5 di seta. Ma ogni 5 me ne fa uno. Ogni 5 me ne fa uno, vero? Quindi è un dispendio di materiale. Se me ne fa uno. Cioè, sarebbe un dispendio di materiale incredibile. Di seta quanto ne abbiamo? Vabbè, la seta come si fa? File di seta, mi serve la seta. Vabbè, quella questa l'abbiamo qua. Però siamo un dispendio di materiale incredibile, quindi non lo faccio adesso. Magari dovrò farlo io per i fatti miei quando ci giocherò off camera. Tanto io, anche se terminerò la serie, posso giocare off camera a questo gioco, quindi questa modalità di gioco, perché è una modalità e basta. Però